Ciao a tutti, sono Serena Nicora, vorrei presentarvi il mio libro Il Rifugio di Tomole Edizioni. Io sono di Genova, dove ho una libreria insieme a mio marito, Globo Libri. Ho conosciuto la Tomole Edizioni pochi mesi fa, in occasione di una richiesta di questo editore che cercava, racconti per un'antologia sul periodo del Covid. Io ho inviato Il Rifugio, che è un racconto lungo, per cui l'editore mi ha proposto di farlo uscire come libro autonomo e io ho accettato volentieri. Questo libro parla di un futuro indefinito in Italia, dopo che imperversa da 7 anni e più una terribile guerra e dopo che un'epidemia tremenda ha falcidiato la popolazione per diverso tempo finché compaiono dei personaggi misteriosi chiamati i guaritori, che con modalità che si scopriranno poi nel libro, sono riusciti a salvare la popolazione da questo terribile male. Un gruppo di persone, mentre si sta avvicinando un bombardamento dopo che suona l'allarme, si ritrovano in un rifugio dove cercano riparo dal bombardamento che si avvicina, sotto la custodia di 3 soldati giovanissimi che per una situazione tragicomica di cui veniamo a conoscenza all'inizio del libro, si ritrovano a dover gestire diverse decine di persone, in questa situazione drammatica. Vorrei leggervi un punto del libro. E dove c'è un dialogo tra Emma, che è uno di questi fantomatici guaritori, e Monica, che è uno di questi 3 soldati che deve gestire queste persone e che chiede aiuto a Emma, perché questi guaritori hanno una responsabilità molto grande all'interno di questa particolare società. Senta, sbotta infine Emma, tentando di non alzare la voce per non farsi sentire dagli altri. Mi dispiace davvero, io ci ho provato all'inizio, me ne andavo sempre in giro con la mia spilla bene in mostra, ovunque fossi, ma poi la gente mi chiedeva della guerra, se sapevo quando sarebbe finita. Qualcuno pensa addirittura che siamo dei veggenti, lo sapeva questo? Mi mostravano la foto del figlio e mi chiedevano se sarebbe tornato sano e salvo dal fronte. Ma le sembra possibile sopportare una cosa del genere? Lo so che gli altri guaritori non la fanno tanto lunga e quando si trovano in queste situazioni sorridono e rassicurano, dando sempre la risposta giusta. Anch'io ci ho provato, ma loro non mi credono, lo capisco da come mi guardano quando tento di rassicurarli. Io non sono proprio capace a fare il guaritore. Questa maledetta spilla oggi me la sono dimenticata attaccata al cappotto. L'allarme è iniziato mentre lavoravo al ministero. E una volta entrata qua dentro me la sono dimenticata. Ecco, le cose stanno così. Mi spiace, tra tutti i guaritori che le potevano capitare, le sono capitata io, che non ci so proprio fare. Che lei non ci sappia proprio fare, mi sembra chiaro, dice Monica stizzita. Ma sarà meglio che provi a fare qualcosa, visto che per tutti questi anni si è presa una bella casa, data dal ministero. Vestiti, cibo, perfino niente razionamento sulla cioccolata. Tutte cose che noi ci sogniamo. Ma io non ho mai chiesto niente, risponde Emma mettendo le mani avanti, come se tentasse di difendersi dalle offese della ragazza. Sì, però queste cose se le hai prese, se le hai godute, continua la ragazza. Quindi adesso è arrivato il momento di dare qualcosa indietro, di rendersi utile, anche perché quando inizieranno a cadere le bombe e tutta questa gente cercherà qualcuno con cui prendersela, prima di fare linciare me e i miei amici, le assicuro che punterò il dito contro di lei, ha capito? Monica sottolinea la frase infilzando un paio di volte con l'indice la spalla di Emma. La donna la guarda sbalordita, poi si volta e osserva la folla intorno a loro. Linciare, dice Emma tornando a guardare la ragazza. Io non credo che arriverebbero a tanto, mi sembrano tutte persone normali. Monica sghignazza, scuotendo la testa. Ma si è guardato intorno negli ultimi 7 anni? Dice la ragazza. Ha visto cosa hanno fatto le persone normali? Ecco qui. Spero che questo pezzo vi abbia interessato e che vi abbia incuriosito tanto da poter acquistare il libro.
e potete acquistarlo o sul sito della nostra libreria www.globolibri.it, noi spediamo in tutta Italia e siamo di Genova, sul sito della Tomolo Edizioni, su tutte le piattaforme per l'acquisto digitale di libri e potete rivolgervi anche alla libreria della vostra città che saprà poi come procurarsi il libro. Spero che vi sia piaciuta questa presentazione e vi ringrazio moltissimo per l'attenzione. Io sono anche su Facebook, Serena Nicora, dove potete trovare un'intervista fatta dalle scrittrici Elisabetta Violani e Isabella Nicora, dove abbiamo parlato più ampiamente di questo libro e anche dell'ispirazione che ho avuto per scriverlo, e anche su Instagram. E vi ringrazio molto per l'attenzione. Arrivederci.